Tutti noi abbiamo superato la fase 1 dopo averla affrontata, chiudendoci in casa, riunendoci nella grande famiglia di Chat56. All'inizio lo ha fatto anche lui, Lamberto Giorgi. Io sto a casa, ma i capelli crescono! Due foglie di insalata, una mozzarellina e il mio pranzo è finito qua. Buonanotte a tutto il mondo! Io adesso vado a dormire, ma prima di prendere sonno, io leggo. Mandava video mentre era nella sua tenuta. Buongiorno, buongiorno amici di Chat56. Oggi la mia giornata comincia all'aperto. Vi faccio vedere il mio capolavoro. Guardate che quercia! L'ho piantata io 18 anni fa. Sembrava tutto sotto controllo. Fino a quando però Vado un attimo dai cani, vado! il richiamo del tubo catodico è stato troppo forte. Che ci fai qua? Ma come che ci faccio qua? Non ne posso più, non ne posso più. Voglio andare in televisione, voglio vedere le telecamere, voglio andare in diretta, ne sono scocciato, voglio ricominciare, non ne posso più. Viva le telecamere, voglio la diretta, vado in diretta, vado, vado, vado. Abbiamo visto attraverso i video Lamberto Giorgi infrangere le regole che lo volevano a casa, recandosi negli studi di Teleroma 56, la sua vera casa. Dormi qui. Non se ne va più. Dopo averlo visto dormire nei camerini, incatenato ai mezzi che tutti i fine settimana gli permettono di andare in onda, cosa che da 2 mesi non fa più. Ve lo posso dire, ve lo dico con tutto il cuore, quanto mi mancate! Non vedo l'ora di ritornare! L'abbiamo chiesto invocare aiuto, cercare un tecnico che accendesse la telecamera, il suo vero congiunto. Quanto sei bella, quanto ti voglio bene, quanto amo le telecamere! Io non me ne vado, mo l'abbraccio! Ecco la telecamera mia, eccola! L'abbraccio forte, forte, forte! Voglio tornare, presto, con voi! Ma io non me ne vado, io rimango qua. Sai che faccio? Rimango qua, rimango qua. Ecco. Ma non c'è nessuno! Ma dove siete? Via libera. Non si può andare avanti così. Ma c'è qualcuno? C'è qualcuno? Ma anche qui non c'è nessuno! Non c'è nessuno! Oh, ma c'è qualcuno? Oh, arriva! Oh, Ma non dove scherziamo! sono? C'è qualcuno? C'è qualcuno? Ma dov'è? 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 Oh, ma non c'è nessuno? Non c'è nessuno? Ma Oh, dove mio Dio, siete? non mi trova! Aiuto! Aiuto! Avete capito che situazione si sta creando nei corridoi di Teleroma 56? Avete capito che condizioni mentali Lamberto Giorgi ha creato il panico? Effetto Shining. Jacopo! 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 Ma dove sei? Jacopo! Jacopo! Ma che sei sordo? È sordo. È arrivato il momento di detonarlo, di trovare lo stratagemma, di limitarlo, di bloccarlo. Non se ne può più. Le menti pensanti di Teleroma, Alberto, Jacopo, Emanuele, i tecnici. Brainstorming, riunione necessaria. Un summit per detonare Lamberto Giorgi. Sei a distanza, un metro? Non lo so, sì, Oh, dai, lo dico, inventiamoci qualcosa, troviamo una soluzione. Io, Lamberto, che gira qui, non riusciamo a beccarlo, non si sa dove dorme, dove va al bagno, dove mangia, non si può fare. no, no, raga, adesso ci dobbiamo inventare qualcosa assolutamente, perché così non si può vivere. Cioè non si riesce a lavorare tranquilli, non si può stare passando una giornata normale, lavoro, serena, perché altrimenti questo altro è un virus, è peggio di un Sì, virus, no? peggio di un virus, peggio di un virus. Troviamo una soluzione,
facciamo qualcosa, perché questa storia di quello, questo ho un'altra visione, io non riesco a dire. Guarda, non me lo dire, Jacopo, Borgo, cioè, non si può andare avanti così, questo vuole andare per forza in diretta. Se non ci inventiamo qualcosa, non ce lo scrolliamo più di dosso. Vivere con questo incubo nella struttura, che poi tra l'altro ci cerca, è angosciante, non ce la faccio più nemmeno io. Ti prego, vi prego, inventatevi qualcosa. Io c'ho da fare, inventate, tirate fuori un'idea. Fermi tutti, regà, c'ho un'idea. Dai. Dimogli che va in onda giovedì. Sei proprio un genio. Inventamosi una trasmissione. Giovedì va in onda, così. Genio! Genio! La trasmissione! Fammi il messaggio. Lamberto? Lamberto? Grande notizia! Torni in diretta giovedì prossimo! Dai! Oh, già gli hai risposto! Avete capito, sì? Stremati. Io non so come abbiano fatto Alberto, Jacopo, Emanuele. Stremati. Lo stratagemma per far credere all'Alberto di essere in diretta, non essendo in diretta, una supercazzola. Avanti! Bella, Jacopi. Oh, Borgo! Jacopi, senti, ma poi per sta cosa dell'Alberto, ma un logo, una grafica, uno still, mi hai fatto qualcosa? Mi hai preparato qualcosa? Ma con tutto quello che c'eravamo da fare, ma che si può mettere a fare la grafica per Lamberto? La sigla? Ma sapremo chi interessa, andiamo via tutte le sere dopo mezzanotte, qua dalla mattina alla... No. Ma pensa che posso star pensando a Lamberto. Vabbè. Io faccio veramente i complimenti perché, ecco, sono un bagno di sudore, sono stremato. E tutto questo mi sento pure un po' confuso. Lamberto Giorgi, è passato dalla fase 1 alla fase 2. Oh, vabbè, scusa. Oh. Ma per Lamberto, ma che? Gli stiamo a preparare qualcosa, gli sta a fare una scaletta? Perché non so più che dire. Ma che devo fare? Ma da trasmissione? Io sto a fare palinsesto. Stiamo incagliati come pochi. Ma mica pensare davvero che facciamo la trasmissione? Era per stanarlo. Ha risposto subito. Sti cavoli, cioè, non è che davvero facciamo la trasmissione. Che gli facciamo dire a Lamberto in una trasmissione? Dai, su, perdiamo tempo e forza a lavorare, dai, lascia stare. Meno male, io pensavo che la dovevamo fare per davvero. Sta diretta o non diretta, tipo cotone non cotone, lana fuori, cotone sulla pelle, andrà in diretta o no? Borgo! Oh? Oh, scusa. Oh. Senti, io ho già 6 chiamate di Lamberto Giorgi. A me mi ha chiamato 12 volte, lascia stare. Ma non è che pensa davvero che fa una trasmissione? Che te devo dire? Per me lui pensa veramente di fare la trasmissione, te lo dico. Oh. Ma io sto in diretta o sono differita? Ma io come mi chiamo? Su altre 5 chiamate di Lamberto, ma non è possibile. Ma come devo fare? Oh, Michelù, senti un po', ma che hai preparato le luci per sta diretta di Lamberto? Ma che... La diretta di Lamberto? Eh sì, dobbiamo fare la diretta. Ma di chi? Tutto sto posto da sanificare? Ma chi se ne frega delle luci di Lamberto? Scusami tanto, C'hai ragione, Michele. No, raga, non è possibile, basta, oh, basta. Cioè, oh, ma non è possibile, oh. Che c'è, a bordo? Cioè, 27 chiamate mi ha fatto questo, ma che matto? Ma non voglio a me, io ho 18 chiamate e ho dovuto silenziare e mia moglie si è incavolata perché non mi ha risposto. No, a me ma che vuoi dire a me? No, dai. Ho l'idea, mi piace. No, ammazza no, su. Ma che sta la tua? Ma che sta la tua? Lamberto, guarda, non mi chiamare a me che sono indaffarato, c'ho da fare le cose serissime. La scaletta, tutto il resto, ce l'ha Jacopo! Ma che sei scemo? Chiama Jacopo! Ma guarda adesso! Via della bessetta, poi ti rispondi! Bella amici del cacchio! Eccomi! Lambertone, sto proprio a lavorare su una cosa per te! Dimmi! Se me lo dicevi 5 minuti fa era a posto. Ti ho già mandato tutto con il super transfer. Se tu vai sul supertransfer.com e lì c'hai tutto. Tu intanto adesso scarichi sul supertransfer.com tutta la scaletta che c'è tutto il dettaglio. Poi con quella in mano, dopo che tu l'hai praticamente scannerizzata, e poi chiami Borgognone, che così almeno fa la disamina, e domani facciamo la prova. Ecco, va bene, no? Tu hai mandato tutto, Jacopo.
È tutto su, sì, ti ho mandato tutto su sweetlife.com. Come ecco, ecco. Ok. Allora, sì, sì. Come si chiama sta cosa? Antani. Antani, la sua scazzola.com. Scansione, scannerizzazione col super beatmap e poi Borgo ti manda tutto e poi facciamo le prove. E chiama subito Borgo, chiama Borgo, fermo adesso, che adesso sta pisciando. Ok? Ok, ciao Lambe, ciao. Oh Lambi, come stai? Bene, un leone. Ma è beccato giusto in tempo, calcola che stavo andando a registrare speaking. Mi senti Jacopo, ci ho parlato adesso, Mi ha detto chiama Borgo che ti dice tutto quanto. L'hai scaricata la scaletta? Me l'ha detto adesso Jacopo. Ah, ancora non ce l'hai? Oh, abbiamo svoltato, È un giorno che non lo sento più, quindi è convinto di andare in diretta. Quella cosa di, com'era? Scarica l'Antani. Ci è cascato con tutte le scarpe. Wintrasp.com, quelle cose così. Ci è cascato proprio. Quello sarà impazzendo con la telecamera. Ecco, vado a fare la diretta. Io sono pronto per la diretta. Sta dietro. 5 metri, io. 5 metri di distanza, la distanza sociale. 1, 2, 3, 4, 5. Ecco. Voglio fare la diretta. Sì, va bene. Vai in diretta, vai. Voglio fare la diretta, vado in studio, seguitemi, la diretta. Ma possiamo fare un mondo davvero? E questo ci crede, che fanno? Ma non da per davvero? Vabbè, come famo? Famo finta, accendiamo le luci in regia e famo finta che stanno in onda. O lasciamo un paio di onda. Un'onda così? Ma buttiamo un'onda così? Va bene, famo se dà la linea da Piffero. Piffero, dacci la linea, vai! Piffero! Dacci la linea! Ok! Non è in campo Lamberto Giorgi Show! Regia! Ma come faccio a cominciare dopo questo capolavoro? Dopo tutto quello che abbiamo visto? Io non lo so. Qualche dubbio mi viene. Ma sono in diretta? O no? Sono indifferita? Ci sono? Non ci sono? Comunque, grandi attori, un capolavoro! Amici telespettatori, un capolavoro! Non sapevo di lavorare con dei grandi attori! Complimenti! Quello che abbiamo visto per 10 minuti, vi garantisco, io un po' di televisione ci capisco, rimane nella storia della televisione e soprattutto di Teleroma 56. Ma come faccio a cominciare, vi giuro, con tutto quello che ho visto mi viene da ridere, veramente mi viene da ridere. Allora no, siamo in diretta? Sì, siamo in diretta. Siamo in diretta. C'è la mia voce guida, la sentite da casa, amici telespettatori? La voce guida, il tubo catodico sarà la mia voce guida che sento in questo cuffione. Allora, io non vi ho salutato, dai, siamo in diretta, ce l'ho messa tutta, avete visto, ma abbracciavo la telecamera, facevo di tutto pur di rimanere qui in televisione. Non mi sembra vero, sono tornato, ci sono in diretta qui a Teleroma 56, finalmente, dopo 75 giorni, li ho contati tutti. Buonasera a tutti, cari amici telespettatori, quanto vi voglio bene, quanto mi siete mancati, vi devo dire tutto quello che mi esce qui dal cuore. Veramente tanto tempo, troppo tempo, con tutto quello che è successo, con tutto quello che è accaduto. Però mi fate capire se veramente siamo in onda? No, perché mo qualche dubbio me l'hanno fatto venire. C'è, non c'è, sei in diretta, non sei in diretta.
qualche dubbio mi rimane. Allora, amici telespettatori, come qualche mese fa, andiamo con voi, con i vostri WhatsApp. Dai, forza, allora, vi ricordate il numero? 349-98-012-56. Ci siete? 349-98-012-56. Mandatemi immediatamente i primi WhatsApp, così io capisco se siamo veramente in onda qui a Teleroma 56. Allora, vedo... Alberto, pronto! Pronto, vedo il mio presentatore, grazie! Il mio narratore, il mio presentatore, mi ha fatto morire dal ridere. Grande, Augusto Ciardi, ciao Augusto! Buonasera Alberto, come stai? Beh, io, guarda, non mi sembra vero. È difficile, veramente, trovare degli aggettivi, difficile dire come sto. Sto in questo momento in uno stato di emozione, di tanta emozione, che veramente sarebbe difficile raccontare. La mia gioia, la mia gioia di essere tornato con la gente, col pubblico, qui a Teleroma 56. Augusto, Sorella ti ha illustrato tutti i paragrafi della, e le clausole del contratto che ci è arrivato? No, non so niente. No, di questa cosa non lo so. No. Aspetta. No, facciamo, non ho idea. Aspetta. Quali facciamo, clausole? Facciamo ordine. Io ti ho contattato nei giorni scorsi e tu mi hai detto parla con il mio avvocato. L'ho contattato e gli ho girato una copia del contratto che ci è arrivato da Pechino. Mi segui fino qui? Ci sei arrivato? Sì, non mi pronunciare quel nome, ti prego. Senti, non vuoi pronunciare. Ascolta, non facciamo fantapolitica, Lamberto, no. Perché c'è una grande opportunità. Ti hanno proposto, e io sarei il tuo manager, visto e considerato che in Italia almeno per un altro mese non si parlerà di calcio, ti hanno proposto un contratto trentennale, per condurre in campo con Pechino e Buan. No, mai. Non me ne importa niente del contratto. Allora, non me ne importa niente. E allora abbiamo anche la seconda possibilità. Per questo speravo te ne avesse parlato Antonella, perché la seconda possibilità ti permette di andare a condurre tempi supplementari a Minsk, in Bielorussia, dove non si è mai fermato il calcio e dove il presidente Lukashenko ha detto che loro stanno battendo il virus con la vodka. Questa è un'idea, però. Questa è un'idea, perché io da 2 mesi... E su... Bevi solo vodka? No! Grappa! Ti do un consiglio, e vi do un consiglio, amici telespettatori. Aspetta. Responsabilmente, amici telespettatori, mi raccomando, bevete responsabilmente. Il mio dottore curante, il mio medico curante, mi ha detto, Lambè, un po' di grappa la sera fa bene. Bene perché potrebbe anche uccidere il virus. Questo mi ha detto il dottore. Potrebbe, no che lo uccide, però fa bene. Ecco, quindi in Russia vanno a vodka. Io il goccetto di grappa, la sera un goccetto, me lo faccio, dai. Allora, siccome c'ho il cuffione, come tanti anni fa in radio, vi ricordate, uno in radio lavora con le cuffie. Allora, mi devo riabituare alle cuffie, mi hanno portato un messaggio. Jacopo Porri, che attore che sei, Jacopo, ma non lo sapevo che fossi così grande attore. Quando senti la voce devi rispondere, e allora rispondo. Ok, ecco, allora, Augusto, ci sei? Augusto, ci sei ancora? Sei in diretta, Lambertone, aspetta, arrivano i primi WhatsApp. Oh, non è uno scherzo della regia, No, Borgo, non è che mi hai fatto uno scherzo che mi stai scrivendo tu i WhatsApp. Sì, Lambertone, sei in onda. Mo li leggo tutti, tanto non ci sono risultati da dare. Ciao Lamberto, bentornato. Era ora. Un abbraccio da Mauro, Must Parquet. Ciao Mauro, con tutto il cuore, un abbraccio. Ciao Lamberto, che bello vederti. Ci mancavi da morire. Baci e abbracci, grazie. E mi siete mancati tanto anche voi. Un attimo che c'è Augusto che sta parlando. Dico, Lamberto, pensa quando questi messaggi ti arriveranno in bielorusso, dalla TV di Stato bielorussa. No, mai. Ma io in Russia come ci arrivo, secondo te, con l'aereo?
Io il adesso è complicato. È molto complicato. Io ho il terrore dell'aereo. Io l'aereo non lo prendo mai, mai. Quindi niente Russia, niente Cina. E mi fate dire una cosa. Io sto tanto bene qui. Sto tanto bene qui a Teleroma 56. Non la lascerei mai, per nessuna ragione, per nessun contratto. Niente Pechino, niente Bielorussia. Roma, Teleroma 56, una grande televisione. Guardate quello che abbiamo fatto questa sera, quello che vi abbiamo fatto vedere in questi primi 10 minuti di Lamberto Giorgi Show. Guardate che veramente rimane nella storia della televisione. Augusto! Lamberto, qual è la cosa che ti manca di più della fase 1? Quella che mi è mancata? No, no, quella che ti manca di più della fase 1. Comunque ti eri abituato a stare a casa, no? No. Infatti me l'hanno scritto, Lamberto, che facevi durante la quarantena? Che facevi durante la quarantena, Lamberto? Qual era la cosa che facevi più spesso? E mentre te lo chiedo, tremo. Allora, arrivano, Augusto, arrivano tanti WhatsApp, mamma mia. Che bello, guarda, ritrovare il pubblico, la gente. Allora, quello che mi è mancato nella fase 1 è la cena al mio ristorante, che io c'ho un ristorantino, sai, di quelli tipo osteria, no? Un ristorantino al Casilino, tipo osteria, dove però ti fai delle scenette, ti fai delle scenette che sono la fine del mondo. E torneremo a fare anche quelle. Lamberto, ci sono dei video per te molto, molto importanti, se li lanci. Sono curiosissimo, mamma mia. Allora, vediamo questi video e, caro Augusto, ripeto, torneremo a vivere, perché stiamo tornando a vivere, e quindi torneremo anche a quel ristorantino che mi è mancato tanto nella fase 1, e ci faremo delle belle pappate. Vediamo il video? Lo vediamo, dai, dai. Lambertone, all I want for Christmas and for my life is you. Mua. Pronto, buonasera. Eccoci qua. Volevo presentarmi. In questo momento mi trovo nel mio regno, come ben vedete, una cucina grande di un grande hotel. Un hotel che si trova in Irlanda e dove io sono executive chef. E mio nome è Davide Suleimano Abdullah Giorgi. Volevo fare un saluto a te, Lamberto. Complimenti per le puntate che fai da tantissimi anni in campo con Roma e Lazio e di tutto il lavoro che comunque tu fai all'interno di Roma 56. Ti ho sempre seguito sportivamente e ho sempre saputo che eri anche un grande playboy. Beh, sono arrivato ad una conclusione dopo tanti e tanti e tanti anni. Ero in cerca della figura di paterna, che non avevo mai saputo, venuto a sapere, perché non lo so, mia madre non me l'ha mai raccontato, ma ho saputo, sono riuscito a scoprirlo girando tanti e tanti ospedali in tutta Europa, Svizzera, Italia, Irlanda, ospedali specializzati dove mi hanno, diciamo, fatto il check diciamo del DNA, e sono venuto a sapere, Lamberto, che sei mio padre. Ciao Lamberto, sono Andrea. Dovresti aiutarmi un attimo in matematica, guarda un po'. Allora, siamo nel 2020, io ho 57 anni, quindi sono del 1963, quando avevo 18 anni, cioè nel 1981, ovvero 39 anni fa, io studiavo mentre un signore metteva i dischi a TV Revoxon e lo ascoltavo. Ma come facevo a studiare? Mi raccomando, un saluto e gagliardo e tosto. Lamberto, facciamo seri. Tu sai chi sono io? Io sono pazza di te. Io gestisco la tua pagina fan su Facebook.
Lambertone, mi sei mancato troppo in questa quarantena. Mua. Grazie, bella! Mua. Ricambio il bacio! Però no, non è mio padre! No, no! Ha detto, mi pare di aver capito, cioè che è mio figlio, che io sono suo padre. Allora, ha detto di chiamarsi Davide Bruno Abdullah Suleimano Giorgi, quindi lui afferma di essere tuo figlio, Lamberto, ma questa è una questione che chiariremo nelle sedi deputate. Mi è piaciuto il ciao bella, quel bella che hai detto alla tua fan particolare, è unico. Lamberto, devo dirti una cosa, una settimana almeno di lavoro, una settimana quantomeno di impegno per riportarti in TV, perché tante volte quando si parla di calcio si dice attenzione, perché i commentatori di calcio moderni credono di essere più importanti di ciò che commentano, quindi della partita, dei gol. In questo caso tu realmente sei più importante del calcio, quindi in attesa del calcio c'era la volontà comune di riportarti in diretta, e allora siccome il momento è quello che è, ma dobbiamo ripartire, lo stiamo facendo, e sappiamo anche quante difficoltà incontreranno le aziende, ma le aziende devono ripartire, ora serve davvero lo slancio di Lamberto Giorgi nel lanciare, come soltanto tu sai fare, la pubblicità, guardando in faccia, attraverso il tubo catodico, anche le tante aziende che in questo momento hanno bisogno di una spinta, del carburante, e quel carburante, quel propellente, ora sei tu, Lamberto. Eccomi, grazie Augusto, spero di essere veramente all'altezza. Allora, dobbiamo tornare a vivere, stiamo tornando a vivere, piano piano, e ripartiamo tutti insieme, anche le aziende che hanno vissuto dei momenti difficili, stanno vivendo dei momenti difficili, anche le aziende devono ripartire alla grande. E allora vi posso dare un consiglio? Care aziende, cari amici sponsor, ripartite con noi, ripartite con noi, fatelo con la massima fiducia. E perché vi dico ripartite con noi? Perché noi ci mettiamo tutto l'amore, tutto l'impegno, e quindi ripartite con noi, perché veramente tornerete presto su. Lo dico a tutte le aziende, partiamo insieme, ripartiamo insieme, ok? Non è in campo Lamberto Giorgi Show! Regia Lamberto Giorgi Show! Regia! Ma guarda tu che idea! Non è in campo Lamberto Giorgi Show! E allora è uno show anche per le aziende, per tutte le grandi aziende, medie, piccole, tutte le aziende, per tutti gli sponsor, che io ne sono convinto, torneranno a volare, torneranno alla grande con noi. E chi meglio di Teleroma 56? Dai, che piano piano, stiamo ripartendo tutti insieme. Però, momento, a proposito dei video, quello non è mio figlio, No, perché ha detto sei mio padre. No, chiariamo bene i concetti, perché non vorrei equivoci. Io non c'ho figli. Io nella mia vita non ho mai avuto figli. Magari adesso qualche rimpianto ce l'ho, perché magari non mi dispiacerebbe sinceramente avere un figlio, però al momento non ce l'ho, quindi smentisco quel simpatico telespettatore. Posso considerarmi tuo fratello minore, però, a proposito di parentela e di congiunti, Lamberto? Lo sei, te lo dico sempre, Augusto, mio fratello minore, come no, certo. Certo. Alberto, allora abbiamo stracciato il contratto con la Cina, abbiamo stracciato il contratto con la Bielorussia, Lamberto Giorgi è Teleroma 56, Teleroma 56 è Lamberto Giorgi, aspettiamo soltanto che torni il calcio, ma posso dirti una cosa, Lamberto, salutandoti? Tu sei anche molto più del calcio, nel senso che hai questa capacità estrionica e oggi hai dimostrato anche delle doti da... Ma showman lo sapevamo, ma pure da attore. E quindi hai visto mai Lamberto? Augusto, devo dire una cosa, è molto raro
nel mondo della televisione, nel mondo dello spettacolo, nel mondo dell'informazione, che ci sia una stima, un'amicizia reciproca tra colleghi, conduttori. Io quello che ho sentito questa sera da Augusto Ciardi nei miei confronti, mi credete? Non lo dimenticherò mai. E non è facile, eh? Non accade spesso nel nostro mondo. Ciao fratellino, grazie. Non aggiungo altro, altrimenti rovino quello che ho detto prima. Ti mando un bacio, ti voglio bene. Forza, forza, forza Lamberto, forza Tele Roma 56. E forza Augusto Ciardi, forza Augusto Ciardi. È un punto di forza qui da noi, a Tele Roma 56. Augusto Ciardi, veramente mio fratellino, mio fratellino minore. Nando Patti, aspetta. Io ti sento, ti sento. Questa sera il tubo catodico è il mio regista, perché chiaramente è il protagonista. Lo sentite? La voce è il tubo catodico. No, perché io non so niente. Io non so nulla di quello che c'è, di quello che accade, dei contenuti. Non mi hanno messo al corrente, ma hanno fatto tante sorprese e mi hanno detto: guarda, che questa sera ci avrai il presentatore. Ma come, io che faccio il presentatore, c'ho il presentatore? Sì, il tubo catodico sarà il mio presentatore. Oh, mi fate salutare Nando Patti. Ciao Nando, non ho fatto in tempo a scrivere altre cose. Nando Patti, è arrivato questo bel WhatsApp. Ma voi continuate e continuate a mandare i WhatsApp, perché mi danno carica, mi danno gioia, perché anch'io ho vissuto come tutti voi dei giorni orribili. Quindi mi date carica. Che dici, tubo catodico? Che dici? Abbiamo non ho capito che abbiamo. Oh! Aspetta, siamo in onda anche su Facebook. Un bacio, un abbraccio a tutti gli amici che ci seguono su Facebook. Siamo in diretta su Facebook. È un evento eccezionale, perché non sempre capita di andare in diretta su Facebook, e questa sera noi siamo in diretta su Facebook. Ciao, un abbraccio. Fate di me quello che volete. Dai, mandate, via. Ciao, Tele Roma 56. Questa, insomma, mia semana con questa poesia è dedicata al ritorno del nostro Lamberto, e quindi ci tenevo a scriverne una proprio per il suo ritorno. È giovedì, il ritorno del campione. Lamberto, vero e senza copione. Tu che ci stringi le mani, anche se solo dalla TV appari. Bentornato, tu che non ci hai mai lasciato. La tua voce ci ha fatto esultare quando le partite non potevamo guardare. Tu, occhi della nostra amata maglia nel cuore, ci trasmetti e ci doni tanto amore. Adesso che sei con noi, la fase 2 sarà più lieta, perché la tua vista ci allieta. Bacioni e bentornato Lamberto. Ciao Daniele. Ci sono dei momenti che veramente te manca la parola. Io ho sentito qualcosa di fantastico, qualcosa di meraviglioso, qualcosa di straordinario. Mi fate mandare un bacio a questa ragazza che non so chi sia, è una nostra telespettatrice che ci ha mandato un video, e quindi veramente, oh, grazie, grazie, proprio Agnese, Agnese, ti mando un doppio bacio, grazie, grazie veramente. E in questo momento mi fate dire quello che penso, è fondamentale per me, per tutti noi, sentire qualcosa di bello, sentire qualcosa di bello, qualcosa che ti dà gioia, qualcosa che ti dà carica. Perché lo sapete che mi hanno detto? Cosa mi hanno detto per farmi tornare a Teleroma 56? Lamberto, devi dare gioia alla gente. Lamberto, torna,
per dare allegria, gioia alla gente. Io spero di dare gioia, spero di dare allegria, magari anche se dico qualche sciocchezza, qualche cavolata, qualche sprofondone. Ecco perché sono tornato, prima del calcio, qui a Teleroma 56, nella mia vecchia veste, quella di showman, quella di presentatore di spettacolo, quella di dedicato a voi, vi ricordate? Tanti anni fa dedicato a voi. C'è un collegamento, mi dice il tubo catodico. Eccolo! Questo è un altro fratellino. Allora, siamo giunti al 25esimo del secondo tempo. Allo Stadio Olimpico siamo ancora sullo 0-0 tra Lazio e Roma. E allora, Lamberto, ti ridò immediatamente la linea per in campo con Roma e Lazio. E questo è veramente un altro fratellino minore. Siamo cresciuti insieme. Michele Plastino, che per 3 anni è stato anche l'inviato, perché io non lo dimentico, forse voi non lo sapete, amici telespettatori, ma 25 anni fa all'Olimpico la voce guida era quella di Michele Plastino, che era il telecronista di In Campo con Roma e Lazio. Quindi grazie Michele, è una gioia vederti, una gioia veramente. E l'hai detto prima, è stata una scelta azzeccatissima, perché tu trasmetti gioia, e in questo momento credo che valga ancora di più, caro Lamberto. Però io appena ti ho visto questa sera mi è venuto un sorriso dall'anima, e hai ragione, io ho fatto il tuo inviato, ricordo cose drammatiche anche oltre quelle belle. Mi ricordo l'80, la descrizione, ti ricordi degli arresti per il calcio scommesse, mi ricordo quando sono stato daspato perché me l'ero presa con un arbitro e c'avevo paura che succedesse una Isel allo stadio Flaminio, e quello sono i... Devo dire la verità, in campo con Lazio ricordo sempre momenti veramente tosti, invece no, io voglio stare in gioia con te questi minuti, questa sera, e ti confesso che mi hai risolto un grandissimo problema. Perché il mio grande problema in questo periodo, quando pensavo a Lamberto, chiedevo che cosa succede per la tinta, e invece ho visto, stai benissimo così, non l'hai usata e stai molto meglio. La tinta, dici, la tinta! La tinta, io era il mio problema, dico, adesso Lamberto come fa? Anche oggi, dicevo, stasera c'è questa trasmissione, riuscirà a trovare qualcuno che gli va immediatamente a casa? E invece no, invece ti vedo con natur, o quasi, e completamente invece ringiovanito. Ti trovo molto meglio così. Allora la tinta non me la faccio più, mai più, Michele, d'accordo? Oh, seguo il tuo consiglio, rimango così. Ma stai benissimo così, non solo, ma tra l'altro io credo che non sai quanto ti sta bene quello show dietro di te. Cioè anche in campo con Roma e Lazio, per me sì, ok, in campo con Roma e Lazio, ma quando compari tu ci deve essere quello show dietro di te, perché Lamberto stasera sei stato straordinario in un momento. Allora io ti faccio un invito, è ufficiale, adesso appena ricomincio con le lezioni del piccolo gruppo, voglio che tu vieni e fai la lezione dello straordinario di immagine uomo sandwich, cioè colui che rende la pubblicità un'arte. Cioè tu stasera a un certo punto hai fatto un momento di pubblicità straordinario per il rilancio, cioè hai sponsorizzato il coronavirus. Credo che tu sia l'unico caso al mondo da questo punto di vista, straordinario Lambert, numero uno. Quindi voglio che ci sia sempre scritto show dietro Lambertino mio, dietro il mio fratellino, Michele, che gioia sentire Michele Plastino. Io un giorno vi devo raccontare tutta la storia con Michele, come è nata l'amicizia, l'affetto, il rapporto di lavoro con Michele. Pensate, sono passati quasi 40 anni, eravamo a Caorle in Veneto tutti e due, perché avevamo vinto, Michele per Teleroma, io per TV Revoxon, l'Oscar della popolarità televisiva, ed eravamo seduti uno accanto all'altro, perché
non c'era il distanziamento sociale allora. C'era anche il caro Gianni Elsner, che mi fa piacere ricordare. Ecco, non fai tre. Bene, grande, caro Gianni. Con lui. Eravamo noi tre, io riuscii anche poi a vincere quello nazionale, per me fu una cosa bellissima, eravamo tutti insieme e ci siamo goduti quella serata in maniera fantastica. Hai fatto bene a ricordarlo, perché è un'occasione, dato che tu sei un'icona, ricordare un'icona che non c'è più, che appunto è Gianni. E Gianni era un altro maestro per quello che riguardava il saper inserire la pubblicità in chiave umana e non solo business, che credo sia una tua arte ed è stata l'arte di Gianni Elzer per tanti anni. Hai fatto bene a ricordarlo, Michele, perché Gianni per me vive sempre. Gianni è un uomo che aveva un cuore grande così, veramente. Bravo Lamberto. Grande bravo. Gianni. E quindi sono 40 anni che io e Michele ci vogliamo bene, ci stimiamo, da quando ci siamo incontrati, ripeto, lì a Caorle per ritirare quei premi della popolarità televisiva. E speriamo ancora tanti anni di stare insieme, ancora tanti anni, Michele. Non esageriamo, l'importante è che magari la gente ci voglia ancora bene, a te una testimonianza stasera, quanto ti vogliono bene, e poi chissà da dove, chissà come, eccetera, ma comunque noi rimarremo, finché lavoriamo, sempre uniti, e questo credo che sia la cosa fondamentale. Uniti, questa è una bella... È una bella frase che hai detto, Michele. Rimanere sempre uniti. Allora mi dicono, Michele, grazie, mi dice il regista nel cuffione che ti devo lasciare. Ah no. Allora, ok, allora, ti posso tenere con me? Scusa, vabbè, siamo insieme da tanti anni, stiamo tutta la vita e mi lasci così in diretta. No, finisce. Finisce il nostro matrimonio così, da break. No. No. Allora, stiamo un po'. Perdonami, ho equivocato perché io questa sera non ho scaletta. La mia scaletta, i miei contenuti vengono tutti dal tubo catodico che mi dà suggerimenti, quindi credevo di dover chiudere il collegamento, invece no, ci mancherebbe altro. Fermate, rimani là, Michele, rimani là, perché mi dicono che c'è in diretta telefonica un mio telespettatore. Sentiamo chi c'è, che curiosità. Sentiamo chi è, pronto? Buonasera a tutti i telespettatori di Roma 56. Tanto io sono onorato di intervenire con Lamberto Giorgi e Michele Plastino. Oggi ho lavorato tutto il giorno a Palazzo Chigi, stasera finalmente ho modo di conversare con voi. Sono il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Presidente! Lamberto, io non lo sai, ogni tanto mi permetto di darti del tu. Io sono nato a Foggia, sono cresciuto in Puglia, poi sono arrivato a Roma e tante volte mi è capitato di vederti sulle TV, ma soprattutto su Teleroma 56. Io credo che mai come in questo momento, in cui tanti italiani sono in difficoltà, tu possa essere un'arma, un sostegno per tante famiglie, più di qualsiasi decreto legge. No, scusi, intervengo un attimo. Michele, dai. Allora, soprattutto per quello che riguarda qualsiasi situazione di carattere, non solo di rilancio economico, ma soprattutto di risparmio, io credo che in questo caso Lamberto dovrebbe essere un grande ministro, ma sempre senza portafoglio, perché il portafoglio non se lo porta mai. E su questo mi permetto di dire che un giorno mi piacerebbe averti nella mia squadra, Lamberto. Io in questo momento sono chiaramente impegnatissimo, come tu ben sai stiamo cercando di portare fuori dalla fase 2 l'attuale situazione di questo paese nella fase 3. Però una volta finito tutto mi piacerebbe averti con me, il mio staff, per cercare poi di dare una comunicazione migliore. Tu come ben sai, questo è il periodo delle fake news. Tu invece hai sempre fatto un tipo di comunicazione precisa, sincera, che è sempre entrata nella casa degli italiani. E per questo ti stimiamo tantissimo. Presidente, grazie. Io ho una tentazione. C'ho una grande tentazione, Michele. Avendo il presidente in diretta, presidente, ce lo fa riprendere il calcio? È più forte di me.
Vi chiedo scusa, no, è più forte Lamberto, di me. Ce lo fa a riprendere il calcio? Presidente, c'è una cosetta per Lamberto, cioè questo è uno stipendiuccio. Allora, noi intanto così mi metti in difficoltà. Io non posso darti risposte, c'è Spadafora che sta vivendo delle giornate intensissime da questo punto di vista. Quindi io parlerò personalmente a Spadafora e gli dirò, cioè Lamberto Giorgi senza calcio non può vivere più. Io cercherò di dirgli, Lamberto senza il suo programma, senza il calcio non riesce a vivere, però non posso fare di più, perché in questo momento va prima il benessere degli italiani, poi c'è il gioco del calcio. Grazie Presidente Conte, grazie dell'intervento. Grazie a voi, grazie Lamberto, grazie Michele, e grazie a tutta la splendida famiglia di Roma 56. Buona serata a tutti. Parole sante quelle che ha detto il Presidente, una precisazione: nella vita ci si abitua a tutto, ahimè, anche a vivere senza calcio, ma io non vorrei arrivare a questo, perché io ve l'ho sempre detto, io amo profondamente il calcio, che è anche il mio lavoro, la mia professione, da più di 40 anni, e sono convinto Michele, che il ritorno del calcio farà bene a tanta gente. Allora, no, io voglio fare una precisazione ancora su Lamberto. Lamberto è la prova vivente dell'amore per il calcio, perché ama il calcio senza aver visto una partita di circa 40 anni, perché sta sempre lì. Quindi pensate quanto gli deve voler bene. E poi voglio sapere chi era prima. Okay. Allora, vogliamo sapere chi era là in diretta, Michele? Sì, no, ma voglio dire, confermi il record di essere uno innamorato di calcio che non vede una partita da 40 anni allo stadio? Di campionato sì, lo confermo, l'ho detto tante volte Michele, l'ultima partita che ho visto di campionato 1975-76 Roma-Sampdoria, vinse la Roma 1-0 con un gol di Carlo Petrini. Pensate, proprio Petrini, quel giocatore che ha scritto quel libro indimenticabile. Quindi è vero, non vedo partite di campionato da 43 anni, però ogni tanto mi rifaccio con le coppe. Okay. Come 43? Dal 75. Dal 76 sono 44 anni, dai, sì, dai, 44 anni. 44 anni che non vedo partite allo stadio, però ripeto, mi rifaccio con le coppe. No, ti voglio ricordare che da un po' di anni ci sono i tre punti alla vittoria, quindi questo lo sapevi. Si può cambiare anche più di un giocatore? Sei aggiornato su questo? Sì. Michele, mi fai ridere. Allora, dobbiamo trasmettere allegria, no? Certo, certo. Stare con un sorriso. Ma io e Michele a volte ci siamo presi amabilmente per i fondelli, anche in diretta, le cose più incredibili. La formazione, quando io ero in bagno, ero nel water e mi hanno chiesto la formazione e lui mi ha... Mamma mia, che mai fatto, Michele? Un giorno la racconteremo, un giorno sta cosa la racconteremo. Però questa volta veramente... No, un giorno dobbiamo far sentire il colloquio di Lamberto Giorgi con il suo lui, che credo che sia una cosa strepitosa e anche educativa, ecco, questo nel momento che Lamberto andava al bagno, e noi l'abbiamo registrato, perché Lamberto fa show anche al bagno, ecco perché la scritta show che ha voluto Alberto, immagino, è adeguatissimo. Oddio, mamma mia. È uno show continuo, è bellissimo. Lamberto, se non c'era, bisognava inventarlo. Michele, grazie, mamma mia, che mai detto, madonna, grazie Michele, però questa volta questa volta veramente ti aspetto presto, prestissimo insieme, perché quando stiamo insieme e ci siamo abbracciamo, E ci abbracciamo, E certo che ci abbracciamo. Ci abbracciamo. Non vedo l'ora. Grazie Michele, mi dicono di interrompere, di chiudere, perché c'è un filmato, il tubo catodico che è inesorabile, non fa sconti, mi dice c'è un filmato. Eccolo il filmato, ancora bacio a Michele. Vai. Ciao Lamberto, è un saluto da parte mia. Ho saputo che ti stanno preparando un'antenna satellitare sul tetto per fare il prossimo in campo con Roma e Lazio.
Scherzo, so che invece ti stanno allestando tutto lo studio, sanificato, bello per te, per i tuoi ospiti, per ricominciare la stagione, vedrai, ci saranno grandi novità. So che sei diventato un figurino, ti alleni tutte le mattine, quindi insomma non vedo l'ora di rivederti. Un abbraccio. Oi, caro Lamberto, intanto era un bel po' che non ti si vedeva in TV e questa cosa quindi mi fa enormemente piacere. E poi sono contento perché abbiamo vissuto il Lamberto Giorgi, padrone di casa dello studio. In passato abbiamo vissuto, e te lo ricorderai perché lo abbiamo fatto insieme, il Lamberto Giorgi che guardava le partite della Nazionale addirittura sul letto con il grande Aldo Donati, se ricorderai bene. E adesso abbiamo imparato a conoscere Lamberto Giorgi in versione smart working. Mai avrei pensato di coniare questo termine con te. Smart working Lamberto Giorgi. Lambe, ti posso fare un augurio più grande di tutti? Non vedo l'ora di rivederti al timone, pronto per annunciare i gol, come ami dire tu, della Lazio e della Roma nelle partite del campionato, perché non vedo l'ora che riparta Lamberto Giorgi e che riparta in campo con Roma e Lazio. Un saluto forte. Allora, eccomi qua. Devo mandare un messaggio urgente a Lamberto Giorgi, perché con la scusa che sta in campagna, che ama gli animali, soprattutto i cani, e che usa poco internet, telefonini e quant'altro, una volta l'ho chiamato, ha voglia di aspettare la richiamata, ma insomma alla fine si è un po' defilato in questo periodo. Allora dico, dove sei Lamberto? Torna presto la domenica, perché io lo so, capirei, te la domenica, per te domenica è sempre domenica, come cantava una vecchia canzone. Senza Lamberta la domenica è un casino, anche perché, te lo dico francamente, mia madre mi dice sempre, quando riprende il campionato, quando riprende, devo vedere in campo Roma e Lazio, Lamberto Giorgi, mamma mia, ecco, proprio mamma mia. Mia madre, che tu sai benissimo che è lazialissima, è innamorata di te, non c'è niente da fare, che devo fare? E vede più la trasmissione tua che la mia, questo è un dato di fatto che è un po'... Mi fa incavolare. La cosa che ti voglio dire è che ricordo con piacere però una cosa, che tu è vero che ami i cani, una volta ti portai Giorgione, un dog de Bordeaux di 70 kg, dog de Bordeaux è la razza quella di Tequila e Bonetti, insomma, quelli che un po', insomma, sbavicchiano un po', e mi ricordo che tu quando l'hai vista hai detto ma che bello sto cane, e lui ha cominciato a slinguazzarti dappertutto, sui pantaloni. E io ho detto, aspetta Lamberto, guarda che devi andare in onda, insomma tu andassi in onda con i pantaloni che luccicavano, sembravano quelli che usa Jazz Brown nei concerti, no? Allora questa cosa mi viene da sorridere. Vabbè, insomma, in poche parole, hai capito che tu, insomma, tu sei insieme a Michele, insomma, le colonne di Roma 56, io sono da appena 20 anni che sono lì, tu ci stai da una vita, sei nato e cresciuto dentro delle Roma 56, ci dormi dentro delle Roma 56, so che l'editore ha creato anche un monolocale per te. Vabbè, a parte le battute, gli scherzi, ti voglio bene, sei una persona per bene. Devo dire che quando fai il campo con Roma e Lazio, però, quando segna la Roma ci metti un po' più di verve del solito. Ammetto pure che quando c'è da fare una critica alla tua squadra, però sei sempre sul pezzo, tiri ogni tanto le orecchie anche ai tuoi. Sulla Lazio ti sei sempre comportato bene, hai sempre rispettato l'avversario e hai, te lo posso garantire, oltre alla mia madre, insomma, rompe le scatole con questo Lamberto Giorgi, hai tantissimi tifosi della Lazio che ti seguono e questo vuol dire che sei un grande professionista, va bene? Mi paghi il caffè la prossima volta, sta cosa te l'ho detta pure in privato, queste cose non te le dico perché adesso devo mandarti sto video. Vabbè, insomma, speriamo che finisca questa benedetta situazione, che si ritorni a giocare, soprattutto perché significa che arrivano buone notizie dal dramma che stiamo vivendo, e soprattutto questo significa che poi si può tornare a vedere in campo con Roma e Lazio, perché in campo con Roma e Lazio senza Lamberto non ha senso. Perciò ti mando un caro abbraccio, sai che ti stimo molto, ti voglio bene, il tuo Guido De Angelis, ok? Ciao Lamberti. Ah, ok, poi un giorno racconterò come ci siamo conosciuti, io e Guido De Angelis. Veramente è una cosa troppo divertente. Guido, grazie, grazie a te, a mamma tua. E allora, i tifosi della Lazio, già tanti mi hanno scritto, Lamberto, ma la Lazio ce la può fare a vincere lo scudetto? Io vi dico di sì.
E vi dico anche che secondo me la Lazio ha una forza mentale, ha mantenuto, lo vedo, lo sento, una forza mentale che magari non ha la Juventus. Quindi rispondo a tutti gli amici laziali, per me la Lazio può vincere lo scudetto. Grazie Guido, grazie Federica Afflitto e grazie Paolo Colantoni, che per anni sei andato all'Olimpico per in campo con Roma e Lazio. Un abbraccio a tutti e tre, Federica, Paolo e Guido. Momento, fermi, perché ora arriva la pubblicità, che è fondamentale. Io vorrei che voi mi capiste proprio bene, 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 al 100%. Noi per tornare a vivere abbiamo bisogno degli sponsor che stanno vivendo un momento difficile, come tutta l'Italia. Quindi abbiamo bisogno delle aziende, abbiamo bisogno della pubblicità, abbiamo bisogno di tanti sponsor. E gli sponsor, le aziende, hanno bisogno di noi. Perfetto! Oh, abbiamo fatto un connubio perfetto! Meglio di così se more! Dai, vai in pubblicità, via! Non è in campo Lamberto Giorgi Show! Regia! Lamberto Giorgi Show! Regia! Ma hai visto che show questa sera, hai visto? Abbiamo avuto in diretta pure il Premier, il Presidente del Consiglio. Come? No, sentivo il tubo catodico che ogni tanto parte in quarta e io me lo sento qua nel cuffione. No, volevo dire alle aziende, agli sponsor, che ripartiamo. Io sono felice che ripartiamo tutti insieme, noi e gli sponsor, perché lo dico magari ancora un'altra volta alle aziende, agli sponsor, a tutti gli amici della pubblicità. Noi abbiamo tante idee, abbiamo tanta energia per farvi vincere qualcosa di importante in campo pubblicitario. Quindi, ripeto, torniamo insieme, ripartiamo tutti insieme e lavoriamo per il futuro. Questo, ripeto, lo dico per gli sponsor, lo dico per le aziende, lo dico per Operazione Immobiliare. Me lo fate salutare, stasera non era previsto, è con noi da 4 anni Stefano Loverso, titolare di Operazione Immobiliare, che grazie a noi sta andando, è andato alla grande, ha spopolato per vendere le case, veramente per vendere le case. Che c'è di meglio di Operazione Immobiliare? Un abbraccio a Operazione Immobiliare e allora io vi aspetto, amici sponsor. Amici sponsor, io vi aspetto e vi aspetta PubliRoma, perché PubliRoma si occupa della pubblicità da tanti anni qui a Teleroma. E allora ripartiamo insieme, dai, alla grande. Non mi stancherò mai di ripeterlo. Mamma mia che carica che ci abbiamo stasera, mamma mia. Allora, mi dicono dalla regia che c'è un filmato, è un pochino rovinato, viene dall'estero, è un filmato di un fan club. Ma un mio fan club? No, non ci posso credere, non ci credo. Dai, vediamo il filmato, eccolo, dai. Hi, what's the people? My name is and I am the president of the Lamberto Giorgi Fan Club. We have 1,200,000 members all around the world in 27 nations, like England, like in Italy, in the Scandinavian countries, in China, Egypt, and also in the South Pole. 21 penguins are members of our club. I can't say from where I speak because in my country Lamberto Giorgi is forbidden. Lamberto Giorgi means freedom and happiness. Today we know that Italy is Lamberto Giorgi Day, and we want to celebrate with this lifetime achievement award
It's the called the silver something, and it's for you, Lamberto Giorgi, and congratulations, Lamberto. Funny. Beh, grazie, amico. Amico presidente di cui non conosco il nome, amico presidente di questo fan club. Ma allora è vero, perché io non ci credevo, non ci volevo credere. C'era Borgo che mi diceva c'è un tuo fan club. Ma che dici, Borgo? Ma che dici? Ma perché mi prendi in giro? E invece è vero, c'era veramente un fan club di Lamberto Giorgi. Quindi ringrazio veramente alla grande il presidente. Ma vedo qua nel video. Ah, che meraviglia! Amici telespettatori, l'ho beccato qua nei monitor. È il... Vi ricordate il torturatore a in campo con Roma e Lazio? Tornerà il torturatore Pier Giorgio Bruni. Ciao Pier Giorgio. Ciao Lamberto, bentornato. Ciao a tutti, buonasera. Grazie, quanto mi manchi, quanto mi mancano le tue torturate. Ma sono pronte, sono sempre pronte le torturate, anche se non siamo andati in diretta, le ho tenute da parte, qualcuna l'ho data pure tra me e me, però intanto sono tutte pronte, in attesa di riprendere il campionato. Chissà quante ce n'hai di torturate, eh? In questo momento poi particolare ce n'abbiamo più del solito, Lamberto. Io, ecco, approfitto, Pier Giorgio, approfitto della tua vicinanza, della tua compagnia, per esprimere un mio sentimento, perché vi dico la verità, qualcuno mi ha detto: Lamberto, ma come fai a pensare al ritorno del calcio, al ritorno del calcio in televisione con questa tragedia, più di 30.000 morti? Tutto vero. Però io voglio aggiungere un qualcosa di mio, un qualcosa che io sento dentro di me. Bisogna tornare a vivere, perché la vita deve tornare. È la legge della vita. Ve lo dice uno che, quando è morto il padre, mio padre è morto il sabato, io la domenica ero qui a lavorare, ero qui a parlare di calcio. Ecco, allora, dopo la morte, la vita deve ritornare, la vita deve riprendere. Quindi nessuno dimentica i morti, non vanno dimenticati, ma non è un oltraggio ai morti dire che il calcio deve ricominciare, perché il calcio fa parte della vita, il calcio è la vita e può fare bene a tanta gente. Ecco perché io dico che il calcio, spero che ricominci presto, perché la vita non la puoi fermare. Dopo la tragedia, la vita deve riprendere. Fa parte della dinamica del mondo e della vita. La vita deve ripartire insieme con il calcio. Ecco. Spero di essere stato chiaro. Pier Giorgio, spero che la gente mi abbia capito. Beh, Lamberto, hai detto una cosa molto bella, è la verità. È perché la tragedia che abbiamo vissuto, che stiamo vivendo, ci ha segnato, però è il ciclo della vita, e ci sono anche dei risvolti sociologici, psicologici, perché è importante che il calcio, ma proprio lo sport in generale, ricominci nel rispetto delle regole, nel rispetto delle distanze corrette, nel rispetto della salute, ma deve ricominciare il pallone, deve ricominciare anche lo sport, perché è importante, perché non possiamo e non dobbiamo adeguarci ad aprire ogni giornale, ogni testata, ogni sito e vedere che c'è soltanto un dramma, c'è soltanto una visione negativa di questo momento. C'è bisogno anche di tanto altro, mentalmente, socialmente, c'è bisogno anche di riprendere, di ritornare a essere, non dico come prima, perché ci ritorneremo come prima, ci vorrà un po' di tempo, però dobbiamo anche guardare il bicchiere mezzo pieno, è importante, e nel nostro ruolo, in quello che hai tu, in quello che ho io, quello che dobbiamo fare e quello che possiamo fare è intrattenere le persone, informare le persone e far sì che esista qualcosa, più di qualcosa, che non sia soltanto il Covid-19. Ecco, magari c'è stato un momento di tristezza,
però era fondamentale dirlo. Io ci tenevo tantissimo perché sinceramente ci sono rimasto male quando qualcuno mi ha detto: ma come, Lamberto, come fai a pensare al calcio? Ecco, quindi era doveroso che io vi dicessi il mio pensiero. Allora, in chiusura, Pier Giorgio, come ti immagini la ripresa di in campo con Roma e Lazio? Come la stai pensando? Ma io in maniera molto semplice ci pensavo prima. Alla tua destra uno spazio, un'altra persona a fianco a me nella formazione tipo, e ricominciamo ad arrabbiarci con la Roma, ovviamente. Oggi ci sono state due dichiarazioni, così la chiudiamo con una battuta, due grandi minacce, una di Pastore e una di Juan Jesus, sia l'uno sia l'altro vorrebbero arrivare a rimanere a Roma fino alla fine del contratto. Speriamo di no. Aspetta, aspetta, Pier Giorgio, che c'è? Fermate! Allora aspetta, fermati! Torniamo su di giri, dai! Allora aspetta, Pier Giorgio, che mentre tu parli il tubo catodico, quello non si ferma mai, tubo catodico, parla in continuazione. E allora c'era Alberto che mi diceva che sta per partire un filmato, mentre io ringrazio Giulia che ci ha mandato un messaggio stupendo, un WhatsApp stupendo. Questa sì che è una trasmissione meravigliosa. Grazie, grazie, sei troppo forte. Grazie Giulia, grazie Claudio. E allora, dai, mandiamo il filmato, dai, vediamo. Ecco, Lamberto è sempre stata un'opera d'arte all'interno del panorama televisivo italiano, una grande opera d'arte, un'opera d'arte forte, un'opera d'arte di qualità, non come la TV del cavolo che fanno oggi, queste capre ignoranti. Lamberto è di un altro livello. Lamberto è un'opera d'arte unica, introvabile, che andrebbe messa in un museo e tenuta lì. Poi bisogna prenderla e metterla a Tele Roma 56. Lì sta bene, non in mezzo alle capre degli altri canali. Tornassero a casa a fare il loro lavoro, quei pezzi di nulla. Beh, Pier Giorgio, hai sentito? Beh. Geniale, geniale. Non aggiungo altro, geniale. Da applausi. Io comincio adesso a fare l'applauso, poi finisco a mezzanotte, eh? Veramente, grazie. Veramente, grazie. Giulio Di Rieti, mai visto? Hai visto Giulio Di Rieti? Mamma mia. Pier Giorgio, che hai fatto durante la quarantena? Durante il lockdown, che hai fatto? Ma ho lavoricchiato molto poco, sono stato a casa, ho cercato di rispettare le regole, ho camminato dove potevo, quando potevo, ho sofferto parecchio perché io sono un abitudinario e quindi mi sono state tolte alcune abitudini, però diciamo che l'abbiamo superata. Guardiamo avanti. Certo che dobbiamo guardare avanti, come no, certo, certo. Grazie per Giorgio Bruni, grazie. Ciao Lamberto, grazie, a presto, un bacio grande. Bacione anche a te, e allora ti aspetto a in campo con Roma e Lazio, staremo a vedere tra un mese con le tue picconate, con le tue tortorate. Allora, mi dicono dal tubo catodico, che mi dicono? Ma tante belle cose mi dicono, ma io ogni tanto me ne dimentico. Mi dicono che c'è un filmato. Vai col filmato. Lamberto Giorgi. Per me il nome Lamberto Giorgi ricorda la domenica. È un punto fermo della mia giovinezza, della mia fanciullezza. Come svegliarsi tardi la mattina, la domenica, la pasta al forno per pranzo. Ecco, tu sei uno dei punti fermi e soprattutto mi fai ricordare papà, perché io mi ricordavo che dopo pranzo ti seguivamo e seguivamo le dirette soprattutto della Roma, quindi gioivamo quando segnava la Roma, gioivamo quando stava perdendo la Lazio, quando perdeva la Roma, pazienza, e ti guardavamo e quindi percepivamo dal tuo sguardo se magari la Roma stava giocando bene o male. E quindi quando penso a te, Lamberto, penso a mio padre, quindi è per me un ricordo molto bello e quindi ti ringrazio. Amico telespettatore, ma sono Italo, grazie. Italo, sono io che devo ringraziare te veramente per le parole che mi hai detto, e sono delle parole che ti danno, mamma mia, una carica, una motivazione per andare avanti, per fare
quello che fai da tanti anni e quello in cui credi, non potete immaginare queste parole che carica che mi hanno dato. Quindi grazie veramente, Italo. E beh, ha ragione chi dice: Lamberto, ma quante generazioni hai messo insieme col calcio, col tuo lavoro? Mamma mia, ho finito di contarle, ho perso il conto. Allora, come adesso mi stanno dicendo, sto nel pallone, mi stanno dicendo qualcosa dalla regia, c'è un filmato? Tubo catodico, tubo catodico? Oh, allora. Grande Lamberto, che piacere rivederti, guarda, Lamberto non mollare, siamo tutti con te, questo è fondamentale, io sono con voi, voi state con me, con Teleroma, e io sto con voi. Che bella trasmissione, adesso approfitto, dopo la pubblicità, dopo i filmati, dopo i video, per leggere un po' di WhatsApp. Ma davvero, eppure Alberto c'ha il dubbio che sei rimasto chiuso dentro Teleroma. Grande Lambertone, è vero, sono venuti a liberarmi a luna di notte, perché io non volevo lasciare, non me ne volevo andare, da Teleroma 56, non me ne volevo andare, sono venuto qui a fare quei video, quei filmati con Borgo, erano le 9 di sera, ma mi sono messo qua, non me ne volevo andare e a luna mi hanno cacciato via. Quindi, allora... Allora, è da un'ora che lo volevo dire, mi hanno detto che ero un playboy. Ah, qua ti volevo, mi hanno detto che ero un playboy. Chi me l'ha detto? Quella ragazza, mi sembra, quel video. Playboy? Ma secondo voi, Lambertone è stato un playboy? Fate voi. Fate voi. Comunque sono passati tanti anni, Martina, bella. Vedi che playboy, io faccio i complimenti a Martina, vedi? Quindi il playboy esce sempre fuori. Buono, calmo, tranquillo. Allora, ora un momento di attenzione, perché io sto per chiamare quello che è un simbolo di quello che abbiamo vissuto, di quello che stiamo vivendo. Hanno realizzato questo filmato che io veramente vi prego di seguire col massimo amore e la massima attenzione. È qualcosa di bellissimo. Lo vediamo insieme perché ci fa bene. Ci ha colpito una tempesta improvvisa. In questi momenti abbiamo capito cosa ha veramente valore. Tutto il mondo si è fermato. Ha prevalso la responsabilità. Siamo rimasti nelle nostre case per proteggere noi e i nostri cari. Ma nel momento più buio, in cui tutto era fermo e la paura del contagio paralizzava un'intera nazione, donne e uomini affrontavano questo nemico invisibile. Grazie. Noi in questi momenti abbiamo deciso di non fermarci, di continuare a lavorare, reinventandoci con nuovi mezzi e nuovi format, sempre e comunque in sicurezza, per tenervi compagnia, informarvi, strapparvi un sorriso, un modo semplice per stare tutti insieme. Ora si riparte. Dobbiamo ripartire, con responsabilità. Ci aspettano nuove sfide. Dobbiamo reinventarci, costruire una nuova normalità, sviluppare nuove idee, seguire nuovi percorsi, condividere progetti, programmare un rilancio economico e sociale fianco a fianco. Con le imprese, con le persone, noi insieme a voi, tutti insieme. Facciamo la differenza. Ripartiamo. Tutti insieme. Stupendo è dire poco. Emozionante.
veramente complimenti a chi ha realizzato qui, a Teleroma 56, questo video che ci dà forza, che ci dà tanto coraggio per ripartire. Ripartiamo insieme, ripartiamo insieme, ripartiamo alla grande, e vorrei sottolineare che qui a Teleroma non si è fermato nessuno, anzi hanno lavorato ancora di più, hanno lavorato anche la notte, Alberto, Borgo, Michele, Martina, tanti, tanti che operano qui a Teleroma, non si sono mai fermati, mai. E ripeto, hanno dato ancora di più, perché noi continueremo, come ha detto il filmato, continueremo a crescere insieme, perché sicuramente questo accadrà. Teleroma, grazie a loro, grazie a voi, continuerà a crescere e diventerà sempre più forte. Quindi grazie a tutti coloro che anche durante il virus, durante l'epidemia, non si sono mai fermati. E mi fate ringraziare chi ha detto Teleroma deve andare avanti, Teleroma non si ferma. Il nostro editore Francesco Valerio Caltagirone, che è stato il primo a scendere in campo e a dire Teleroma va avanti, Teleroma non si ferma, Teleroma farà ancora di più. Quindi grazie Francesco Valerio Caltagirone, grazie Francesco Bazzero, che è il nostro amministratore delegato, anche lui praticamente non dorme più la notte, vi giuro, per stare vicino a Teleroma 56. Ultima considerazione, poi veramente ci diamo la buonanotte. Continuiamo a crescere insieme, faremo tante belle cose, ve lo garantisco, però io ci ho pensato tanto in questi due mesi. Il virus, sicuramente questo maledetto virus, però qualcosa ci ha insegnato, che ameremo ancora di più quello che abbiamo. Dobbiamo apprezzare e amare ancora di più quello che c'è, quello che abbiamo e quello con cui conviviamo. Questa, secondo me, è la lezione che ci ha dato questo maledetto virus. Finisce qua, amici telespettatori, finisce qua il Lamberto Giorgi Show. Io non lo so quando tornerò, forse prima del 13 giugno, se il 13 giugno riprende il campionato di calcio, ma mi auguro, ve l'ho detto prima, spero di sì. Casomai ci vediamo la prossima settimana. Se vi è piaciuto, io ritorno, sono sempre con voi, sarò sempre con voi, e mi raccomando, dai, dai, forza e coraggio, dai, forza e coraggio, sempre con voi. E allora, grazie tubo catodico, io saluto, ringrazio veramente tutti, c'ho il fiatone perché l'emozione, veramente viene fuori l'emozione, anche quando fai lo show, io devo salutare Michele, Borgo, Jacopo Porri, Martina, Consuelo, Alberto e i centralinisti, Matteo, Giulio, Federico, l'amico degli animali, Mauro. Ultimo ricordo, la vita, vedi che cos'è? Vai a dormire e poi il giorno dopo ti chiamano per dirti che non c'è più. Da un momento all'altro c'è mancato Massimo Ruggeri, da un momento all'altro. Massimo, due giorni prima ci eravamo fatti delle battute, no, due giorni prima, 10 giorni prima, prima insomma del lockdown, prima della quarantena, ci eravamo visti qua in televisione, ci eravamo fatti delle belle battute. Poi la mattina mi chiamano e Massimo non c'è più. Massimo, per me ci sei sempre, per me Massimo Ruggeri c'è sempre e ci sarà sempre. Grazie amici telespettatori, dai, me ne voglio andare con carica, con allegria.
ditemelo anche su Facebook, scrivetemi su Facebook, scrivetelo anche sulla pagina Facebook di Teleroma 56, ditemelo se vi ho dato allegria e un po' di gioia, perché per questo mi hanno chiamato. Lamberto, vieni qua, perché devi far compagnia alla gente. Spero di avervi fatto compagnia bene. Ok, un bacio a tutti voi. Non abbandonate gli animali, eh? Mi raccomando, fate i bravi. Vogliate sempre bene ai vostri animali. Per me, cani e gatti sono come dei figli. Buonanotte a tutti, da Lamberto Giorgi, amici telespettatori. Viva sempre di più Teleroma 56. Buonanotte, ciao. Non è in campo Lamberto Giorgi Show. Regia.